Salve amici del canale, e siamo di nuovo qui alle prese con i nostri ben amati strumenti di lavoro, di piacere, eccetera. Ci serve veramente poco per divertirsi. Una matita, dei fogli. Cosa sotto che mi dà noia, qualche po' di gomma di cancellatura, di cancellazione, cancellatura, ma insomma qualche cosa che gli dà fastidio. E eravamo rimasti qui, ok, sopracciglia. Allora, inizialmente si fa una cosa abbastanza grossolana e poi andiamo a rifinire piano piano, eh? Quindi via, togliamo due linee. Ok, ora possiamo passare un po' alla, diciamo, definizione un pochino più accurata, ma insomma dipende sempre dal disegno o dal dipinto che vogliamo appunto realizzare. Non sempre è necessaria una precisione di un certo tipo, può essere sufficiente un'approssimazione, dipende appunto sempre dalla nostra volontà di esecuzione. Eccoci. Possiamo anche ridurre un pochino la. Più fine, non è male, eh? E anche qui, ecco.
il mento, andiamo a salire un po', quindi vi ricordate, no, una cosa, eh? E quindi da queste parti, grosso modo, senza il grosso modo, ci dovrebbe essere l'orecchio, quindi al naso potrebbe anche essere un pochino più, ecco, forse troppo lontano. Qui abbiamo il nostro orecchio. Ci siamo. I capelli, possiamo fare tutti i capelli che vogliamo. Vale, grosso modo qui abbiamo un po' esagerato con, ecco, e anche qui possiamo scendere un pochino, eh? Non è una posizione, diciamo, facile da realizzare, questa qui. Però, insomma, possiamo sempre fare le stesse cose, che cavolo. Ci dobbiamo anche un po' mettere alla prova, eh? Se non viene bene, al solito, il cestino è grande e possiamo riempirlo. Ok. E qui lo possiamo definire come ci pare. Allora, a questo punto io farei una bella cosa. Preparerei un po' di colori acrilici diluiti su un pezzo di qualcosa, di pezzo di legno qualsiasi, tanto ne basta giusto una goccia, però non mi sono procurato il contenitore per l'acqua. Ho preso tutto, però non il lavaschitta. Vado a mettere tutto in pari. Ecco, un po' d'acqua recuperiamo. Vabbè, allora, guardando meglio questo orecchio mi sembra un po' troppo alto, quindi lo mettiamo in una posizione un pochino più idonea. Probabilmente ho esagerato un po' nel posizionarlo. Vabbè, si rimedia alla svelta, quindi. Vale. Bon, allora prendiamo un po' di colori, li mettiamo su questa tavolozza improvvisata e c'è un sacco di roba, ma vabbè, non ha importanza. Allora prendiamo un pochino di giallo, giallo, ne serve giusto un pochino se ce la fa uscire, non ce la fa uscire, è timido questo colore. Allora, vediamo un po' se stavolta esce. Boh, anche troppo. Lo schizzavo tutto. Allora, un pochino di arancio, vediamo se anche lui si decide. Ecco. Dai, qui. Ecco fatto. E eccoli qua i nostri colori. Miseria. Ok, allora facciamo anche un'altra cosa, già che ci siamo, mettiamoci pure un po' di celeste. Eccolo qui, ho fatto un po' di crosta. Ecco. Questi che vedete sono colori molto, molto di
bassa qualità, non... ma per fare i nostri studi, i nostri esperimenti, le nostre schifezzuole vanno più che bene. Allora, vediamo un po', cosa usare come pennelli. Intanto per cominciare faccio una cosa, levo un po' di linee così non si impasta tutto. Ecco qua. Però non sempre serve, diciamo così, togliere tutto. Può anche essere lasciato qualche tratto, non... dipende sempre da quello che volete realizzare, no? Se è una cosa molto più sofisticata, precisa, allora potete anche andare a cercare il pelo nell'uovo, se no, boh, andate lì, pum 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 pum, pennellone, pennellaccio. Allora, ho preso questo pennellino qui che è cinese, l'hanno regalato degli amici, dici, provali un po', dici cosa ne pensi, vediamo un po', Bah, dai, allora, un po' di acqua, un po' di colore, facciamo così, così ci sta che lo vedete anche. Allora, e andiamo. Ah, io però una cosa non ho fatto, di solito la faccio sempre, stavolta invece mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo del disegno. Allora, facciamo una cornicetta, niente di straordinario, naturalmente è una stupidaggine qualsiasi, però mi piace delimitare un po', niente di straordinario, come dicevo, però si può fare anche questo. Così proviamo pure questi pennelli cinesi. Con la scritta cinese, non so se è un'offesa, se è un augurio, non lo so. Comunque, insomma. Ecco. Come vedete è un acrilico, ma usato veramente quasi, quasi asciutto, senza crearsi grandi problemi. Ok, asciughiamo. Sto andando? Ah, sì, a volte uscio, no, il terrore, ma insomma, penso sempre a... Ok, andiamo a fare un po' di viso così, giusto per divertirsi. Vale, dai. Continuiamo un pochino, prendiamo anche una puntina di bianco. Mettiamola qui dentro, così. Giusto una punta di bianco. Lo so che la carta non è quella adatta, che asciuga troppo alla svelta, che il colore viene assorbito in maniera difforme, però va bene tutto per divertirsi naturalmente, poi per fare lavori un po' più complessi, un pochino più professionali, casomai è bene usare prodotti migliori, Ora, questo è perché io sono un giocherellone, mi piace... Quando prende la voglia mi piace mettermi lì, quello che ho tra le mani lo uso. Ma ecco, non è sempre una buona,
una buona cosa, eh? Quindi soprattutto se poi vi piace, siete di quelli che vi piace conservare i lavori, ecco, cominciate con del materiale, non dico eccezionale, eccellente, ma insomma diciamo discreto. La carta è molto importante in questo ambito, a volte fa veramente la differenza. Una carta buona rispetto a una carta mediocre, insomma, si vede, si vede. Ora, a parte le stupidaggini, ma fa a volte veramente la differenza. Quindi non prendete sempre tutta la lettera quello che dico in questo senso, è che tutto è buono. È tutto buono e anche no. Ok, ho messo un po' di nero sulla nostra tavolozza in modo che ci abbiamo anche un colore in più. Ok, vediamo di non fare troppi disastri. Ok, allora andiamo a fare il nostro quello che viene, vediamo un po'. Perde peli, sta a fare, perde peli, meno uno, perde due, tre, quanti ne ha persi? Uno, vabbè. Sto pennello, questi pennelli cinesi mi sa che è bene lasciarli dove stanno, prendiamo un po' di celeste. Dov'è? Qui, 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 qui. E vediamo un po' di fare una cosina qui. Grazie.
facendo uno schizzo di nero, vabbè, non fa niente. Ok, allora a questo punto prendiamo un po' di camiseri. Allora, dai, vieni fuori, vieni fuori. Ok, un po' di questa non è buona, sta matita. Dove è andata a finire? Ok, proviamo. Dai, ok, allora prendiamo un po' di questa matita e andiamo a rifinire un pochino questa cosa. Allora, qui abbiamo il nostro pennellino. E andiamo a rifare un po' il trucco. Andiamo a rifinire un po', adesso ci divertiamo un po', adesso abbiamo messo il grosso e ora ci ok, il nostro solito pennellino. Ecco fatto. E ci andiamo a mettere un po' di acqua. Una cosa importante è averci sempre una spugnetta, uno straccio, qualche cosa che possa assorbire un po' il colore, eventualmente scaricare un po' del colore, un po' dell'acqua. Non sempre si può calibrare al meglio. Vabbè. Ora qualcuno mi ha chiesto cosa c'è, cosa hai fatto sul pollice. Vedete questo pollice? Mi sono dato una martellata qualche tempo fa, ma una martellata seria, che adesso prima era qui, adesso piano piano se ne sta andando fortunatamente. Invece qui quest'altra botta che si vede, non è una botta, ecco, è una bruciatura. Quindi bruciatura, bella bruciatura, anche questa qui. La cosa divertente, si fa per dire, è che lì per lì non me ne sono nemmeno accorto. È stato così rapido, è stato così rapido, così immediata e violenta la cosa che lì per lì ho detto, ma che è successo? Poi sentivo la puzza di bruciata, forse c'è qualcosa che non è proprio nel. E quindi mi sono reso conto di essere fatto una discreta bruciatura, insomma, non è una cosa che. È piacevole sentirci friggere la pelle addosso. Ormai anche qui è quasi una settimana, mi ci sono messo di tutto sopra. All'inizio ho messo, come me ne sono accorto, un po' di acqua fredda al solito, di corsa. Poi c'ho delle piante di aloe vera, e ci ho messo anche quello. Ho tagliato una fetta di una foglia bella carnosa, la conoscete, no? Insomma, non so se fa qualcosa veramente, però io ce l'ho messa lì per lì, mi ha calmato anche il dolore, che poi dopo un po' io ho cominciato a sentirlo, quindi mi ha calmato anche il dolore. Poi ha fatto questa cosa bruttissima, che però io non tolgo, perché sono sempre stato convinto che togliere la crosta poi ti rimane un brutto segno. Bisogna dare il tempo al nostro organismo di riorganizzarsi, di, insomma, metterci una toppa più o meno. Ecco, io adesso gli diamo un po' una colorata leggera. Ecco.
debba fare per forza grandi, grandi cose, eh? Siamo arrivati, diciamo che qui ci potrebbe essere anche quest'altra spalla, eh. Queste tecniche miste sono interessanti, a me piacciono queste cose dove c'è matita, acquarello, dove ci si può mettere diverse cose insieme. Fanno una bella impressione, mi piace. Per cui le tecniche miste sono qualche cosa di interessante. Allora, questo HB, dov'è quell'altro, eccola qui. 3B, questo è un bel segno nero, per cui dove lo mettete lì si vedrà, eh? Quando dovete usare questo genere di matite molto presenti, diciamo così, attenzione perché poi se ci passate il colore o quello che è, vi rimarrà sicuramente una traccia scura che si confonderà poi col colore. Non sempre viene un qualche cosa di, insomma, di discreto, eh. A volte si impasta troppo, fa un colore grigiastro, un po', insomma, non sempre è il massimo che si può desiderare. Però, insomma, lo dico sempre, provate, se non provate non saprete mai se alla peggio se è successo. Avete buttato via un foglio, una mezz'ora di tempo, però le esperienze che vi siete fatti, quella è quella che conta, eh? È quello lì che conta. Il resto sì, vabbè, però allora, facciamo altri due segni e poi basta. No? Se no, guarda, lo serve, ci starebbe bene. Qualche abbiamo fatto nel disegno precedente. Guarda, eh. Un paio di qualche cosa di colorato, giusto per, eh? Così, giusto per dargli tocco di colore, che so io. Vediamo. Boh, allora, vediamo un pochino quello che capo che ho preso qua, sbagliato colore. Ma sto andando, se vuole, ragazzi, io non ci capisco mai niente. No, no, non c'è una lucina che ti indica che sta riprendendo e quindi tutte le volte, oh, che succede? Che succede? Allora. Pennellino, anzi no, usiamo quest'altro che mi piace di più. Ecco. Matite acquerellabili, naturalmente, inutile che lo dica. E quindi pennello, c'è un serbatoio di acqua. Vale. Il colore qui così.
Vediamo un po' che viene fuori, dai. Quanti piedi ha perso sto pennello? Sembra un gatto in amore. Boh, vabbè. C'è un tappicciato, c'è un altro, c'è un paio a giro. Vabbè, dai. Ecco qui, allora. Se non altro questo prolio è bello, eh? Bello allegro, da un senso di festa. Ok, anche qui male non ci dovrebbe stare. Vediamo. Però ci voglio mettere una puntina di bianco che mi sa che ci sta meglio. Tutta una punta, eh. Facciamo un po' di spessore, diciamo così, un po' di ombreggiatura qua sotto, che gli dà un po' di... Ecco. Va bene così, dai. Senza starci troppo a rimpastare tutto. Una bella cosa, dai. Questo qui ci facciamo anche... L... E una C al rovescio. Ok? Ragazzi, io spero che vi siate divertiti insieme a me a fare qualche cosa. Bello o brutto, non lo so. L'importante è essersi divertiti. Alla prossima. Ciao ciao e ancora ciao. Ho scordato di fare una piccola cosa qui, un dettaglio, però insomma, mi sembrava mancasse qualche cosa.